Un progetto che guarda all'aumento che vuole raggiungere un aumento di posti di occupazione lavorativa per i detenuti. Ha in sé, insomma, un'ambizione, quello di poter fornire un servizio all'esterno, quindi una modalità così di esternalizzare l'attività degli istituti di pena. Quindi fare conoscere anche una parte del carcere che magari non è nota alla gran parte delle persone, cioè che è un carcere che può essere produttivo, che può produrre lavoro, è un lavoro onesto, che insegna ai detenuti appunto a reggere un confronto lavorativo simile a quello dell'esterno. Questo è l'obiettivo principale per quello che ci riguarda. Ovviamente per fare questo è chiaro che deve essere un'attività seria e noi abbiamo ritenuto che quella offerta dalla Papalini e dall'Intrachimica siano delle opportunità proficue per raggiungere questo obiettivo. Un grazie intanto alla direttrice dell'Istituto Ciardone che ancora una volta testimonia come gli istituti penitenziari possono avere una naturale e reale vocazione alla riabilitazione. Purtroppo non sempre nel nostro paese le carceri hanno questa caratteristica, spesso, ahimè, rappresentano dei luoghi dove poco si parla di riabilitazione. Evidentemente a Palermo si avvia un percorso importante che vede soggetti che hanno commesso reati, che evidentemente si sono macchiati di colpe rispetto alle quali stanno d'altra parte pagando, si apre per loro un'opportunità reale di reinserimento, o quantomeno di riabilitazione, attraverso il lavoro che ritengo essere l'elemento principale attraverso il quale passa poi la dignità dell'uomo. In questo caso due importanti progetti che passano da una lavanderia e da un percorso di imbottigliamento.